Vediamo tre spunti narrativi tratti dal film La sindrome di Berlino. Ad un certo punto la ragazza, la protagonista del film, si trova in una situazione di pericolo e dice, rivolgendosi al ragazzo, potresti fare talmente tante cose. E lui risponde, voglio solo fare questo. Non vi dico di cosa si tratta, ma è una cosa non piacevole per la ragazza, è una situazione abbastanza drammatica, però ecco che in questo momento scatta l'empatia nei confronti del ragazzo che è l'antagonista, insomma, è il cattivo della storia. Perché? Perché quante volte noi stessi non ci siamo ritrovati in questa situazione? Ecco che il meccanismo può essere anche inconscio, non ce ne rendiamo conto, però scatta questa empatia. Perché appunto quante volte noi non avremmo una lista di cose interessanti, piacevoli, utili, intelligenti da fare, eppure quello che ci va è soltanto magari stare 2 ore a fumare o a perdere tempo o guardare la televisione o a bere o una cosa che insomma sicuramente non è molto, diciamo, benefica o ortodossa o utile, però ci va soltanto di fare quello. Quindi, scrivere, costruire il personaggio in modo e soprattutto il cattivo, in modo da non renderlo soltanto un personaggio monodimensionale, ma appunto costruirlo in modo che in alcune parti scatti questo anche inconscio meccanismo di identificazione, di empatia, questo è fondamentale per creare appunto una storia che coinvolga emotivamente il lettore o lo spettatore. How do you think this is going from 1 to 10? Maybe. Un altro aspetto fondamentale, soprattutto ma non solo in un thriller, è quello di far accrescere la tensione e come possiamo sviluppare la tensione trattenendo le informazioni, ovvero facciamo intravedere ad esempio un potenziale pericolo che può essere una scena, può essere un oggetto, può essere un personaggio, lo facciamo intravedere però poi ci fermiamo e cambiamo scena. But next time I'll tie it to the bed. I don't care. I'm in too deep to. No one will hear you. 3, sempre legato alla suspense, è l'inserimento di elementi che possono essere ambigui, ovvero elementi che presi singolarmente oppure presi in un contesto possono tranquillamente scivolare, possono tranquillamente essere interpretati come neutri, però sempre diciamo inconsciamente, sempre nel retro del cervello della protagonista e quindi del lettore o dello spettatore, contengono un potenziale pericolo. Diciamo che la cosa non deve essere troppo ovvia, altrimenti non creiamo l'effetto suspense, ma al limite quello di pura paura.